Jasmine Cristallo, leader delle Sardine, quattro candidati del centro-sinistra contro un centro-destra compatto a trazione salviniana. Cosa non funziona in questo centro-sinistra in Calabria in questo momento? Manca totalmente una progettualità politica, non c'è un impianto progettuale degno di essere definito tale, ci sono delle varie iniziative che nulla hanno a che vedere con la possibilità di essere realmente competitivi contro un fronte invece che procede compatto, seppur litigioso, ma procede compatto. Non è una situazione nuova, lei prima ha detto un film già visto più o meno. Purtroppo è un film già visto perché già lo scorso anno, neanche 2 anni sono trascorsi, e da quando già si è voluto procedere con un impianto assolutamente frammentario che ha consentito alla destra di vincere senza neanche doversi fare di competere, e questo secondo me non è assolutamente accettabile. Io mi chiedo perché in Calabria e mi chiedo perché non ci sia l'attenzione nazionale giusta sulla Calabria quando ci è stato raccontato fino ad oggi che l'alleanza PD 5 Stelle dovesse essere rafforzata proprio per provare a far fronte all'avanzata aggressiva delle destre, in Calabria invece si decida di consegnarsi in questo modo. Stessa cosa vale per tutte le altre iniziative di singoli che altro non faranno che favorire appunto l'avanzata delle destre. E mi pongo queste domande da donna di Calabria che assiste per la seconda volta, ripeto, in 2 anni alla consegna della nostra terra alle destre, a queste destre così aggressive, tra l'altro. De Magistris, Ventura, Magorno e Tanzi, è una questione di nomi o di progetti o di programmi? È una questione di programmi, è una questione di progetti. La politica è progetto, la politica è servizio. Io sono sempre stata convinta che sia fondamentale un'investitura e non l'avanzata dei singoli, perché tutto ciò che è testimonianza in un momento storico come questo non può essere che visto con disappunto da chi ama la politica, e non si può accettare che all'antipolitica si debba rispondere con approcci apolitici, perché questo non è più il tempo. Quindi io chiedo, lo chiedo già dallo scorso anno, un atto di responsabilità di fermare tutti questi motori impazziti e di provare a ragionare su come rendere realmente competitiva questa campagna elettorale e non semplicemente la garanzia per alcuni di acquisire determinate postazioni per la Calabria di perdere senza dubbio l'opportunità di riscatto.